Non potrà contare sul giudizio con il rito abbreviato e non potrà perciò beneficiare dello sconto di un terzo della pena in caso di condanna. La donna di 31 anni che ha avuto un figlio dal ragazzino, oggi 15enne, a cui dava ripetizioni di inglese in vista dell'esame di terza media e che dalla fine di marzo è agli arresti domiciliari. La 31enne oggi si è presentata al Palazzo di Giustizia assieme al marito. Il giudice delle udienze preliminari ha rigettato la richiesta dei difensori Mattia Alfano e Massimo Nistri per una lacuna procedurale, e cioè l'assenza tra tutte le carte della procura speciale, che è un atto fondamentale per accedere al rito alternativo. Il giudice ha ritenuto di accogliere il giudizio ordinario, di conseguenza probabilmente per esigenze anche di approfondimento di diversi aspetti che solo un giudizio ordinario può concedere, quindi si proseguirà con la prima udienza il 1 luglio di fronte al Tribunale Collegiale. Perché non l'ha abbreviato? È stato prodotto tutto, però la scelta è stata per procedere con giudizio immediato a condizione piena. Quindi la procura speciale c'è? È stata depositata, certo. Salta dunque l'abbreviato per la donna che è accusata di violenza sessuale per induzione e atti sessuali su minore e per il marito, operaio di 32 anni, accusato di alterazione dello stato civile per essersi assunto la paternità sapendo, ne sono convinti i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, di non essere il padre del bambino. La coppia sarà processata con il rito immediato, così come aveva chiesto la procura, un rito che salta l'udienza preliminare e dunque accorcia i tempi della sentenza. A sollevare la questione della procura speciale era stata due giorni fa l'avvocato di parte civile Roberta Roviello, e il giudice aveva rinviato per capire se il documento c'era e non si trovava in quel momento o se invece mancava del tutto. Ieri i legali dei coniugi hanno fatto arrivare al tribunale una memoria accompagnata dalla procura speciale, che però è stata ritenuta tardiva oltre che non idonea. In altre parole, l'atto non c'era quando doveva esserci, e questo ha fatto dichiarare inammissibile la richiesta di abbreviato. Inutile anche la presenza dei due imputati, che hanno rilasciato dichiarazioni al giudice per avvalorare una ratifica postuma e sostenere la volontà di accedere al rito alternativo.